Tonino, parliamo di una lunga storia d'amore. Oh, sì, mi fa piacere. Tu e Liliana, quando l'hai conosciuta? Allora, Liliana l'ho conosciuta che lei aveva circa 14-15 anni, io 16-17, che ho 2 anni in più. E ti dico che è stata una cosa molto bella, che la augurerei a chiunque. Nel 2010, ma anche prima, ogni tanto quando andavamo a farci una camminata per i parchi fluviali o in montagna, di colpo inciampava e andava per terra, ma andava proprio di tutto peso, non si riparava nemmeno. Ma io gli dicevo: scusa, ma che ti sta succedendo? C'hai qualche problema? C'hai qualcosa che non vuoi dire? Ti senti qualcosa? Ma no, dice, mi si piega il piede, quello gli faceva così come noi facciamo la mano. Fino a quando non è stata diagnosticata la malattia, la SLA, sì. E questa bellissima casa è diventata una prigione. Certo. Ed è nata poi la lotta per avere l'ascensore, quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ed è stata una lotta dura. La Regione Abruzzo si rende conto della situazione nei vari palazzi ATER, sì. Quindi non sono stati, diciamo, stanziati solo i soldi per l'ascensore di Liliana, ma si è riusciti anche ad aiutare altri malati di SLA o altri invalidi al 100%. Ora, Liliana è a letto, è attaccata a un respiratore, sì. La malattia è degenerativa, la conosciamo, va avanti. Ci sono le sofferenze in mani, però con l'ascensore riesce anche a farsi, tra virgolette, qualche passeggiata all'aria aperta con la carrozzina. Certo. Che cosa è successo ieri con il progetto SLA? È venuto qua la responsabile del servizio, Anna Ceci, il pneumologo Ariano, annunciando che praticamente non potevano più coprire il servizio infermieristico tutti i giorni, ma lo potevano coprire per 3 giorni alla settimana. Quindi, che cosa fa un infermiere? Un giorno sì e uno no. Quando viene da Liliana? Sì. Che cosa fa l'infermiere? Allora, un infermiere è fondamentale. Innanzitutto fa una bellissima medicazione alla tracheo, una volta al giorno disinfettata bene, cambiata, e ogni 2-3 giorni un nastrino che mantiene la cannula dentro, no? C'è un nastrino al collo, ogni 2-3 giorni gli cambia quello là. Le medicazioni sempre con disinfettanti vari e con garze tutte sterile, lì alla PEG, il buco nello stomaco, no? Quello tutti i giorni gli viene medicato, poi l'aspira. Bene, bene. Dopo l'aspirazione ci sta ancora un'altra macchina, la macchina della tosse, per tirare fuori il catarro. Controllano bene che questo ventilatore funziona bene. Ogni tanto viene pure il pneumologo, il dottor Ariano, no? E mi domanda sempre, anzi li vede lui di persona, ma dice: se io quando non ci sono, vedi se diventano di un certo colore, avvertimi subito. Sei diventato anche tu un tecnico della SLA. Per forza, se vuoi far vivere il familiare è così. Tonino, quando ti manca tua moglie? Tanto, 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 tanto. Quando ogni tanto vado là, magari lei dorme, no? Io la vedo in quelle condizioni, ripenso a quando eravamo ragazze, fidanzate, ragazze e tutto. Non mi metto a piangere, sai, perché ho pianto tanto e non ho più lacrime. Ora non piango più perché non ho più le lacrime. Che cosa tiro fuori? Non ho più lacrime. E che nei primi tempi della malattia ho detto, beh, è successo, devo andare avanti, farla vivere nel migliore dei modi, devo andare avanti così. Adesso invece mi sta, più passa il tempo, più non accetto più. Hai spiegato che noi continueremo questa lotta civile per il diritto alla costituzione della giusta sanità? Sapete benissimo che avete una lotta dura, ma durissima, non dura soltanto, una lotta a sbarramento totale, perché non l'accetto proprio certe cose. Non... Lo sanno che non è solo Liliana malata di SLA, Teramo? Sì, sì, ma ci vanno, loro hanno detto quando sono venuti qua che stavano facendo il giro per tutti quanti. Ami tua moglie? Ma più di prima, al solo pensare che dovesse mancare, non lo so che cosa andrei incontro. Se io sto parlando con qualcuno, adesso sto parlando con te e sta qua a 2 passi, io ho lei in testa. E questo è molto brutto, perché se lei venisse a mancare, questo non si sa, perché posso mancare prima pure io, per me sarebbe una distruzione totale in questo modo, capì? Quindi io non dovrei fare così. So che non lo dovrei fare, anche per i figli, no? Però non ci riesco.
Tu lo sai che non è cambiato nulla tra te e lei. Lei ha bisogno di me e io devo resistere, devo tenere per lei, per mantenerla, per farla vivere nel migliore dei modi. È raddoppiato tutto, il bene che gli voglio, l'amore che porto per lei, no, è raddoppiato proprio, il minimo che si può. Altrimenti non sarei un uomo né una persona degna di stare su questa faccia della terra. Io ho un sogno, sai quale? Che i dirigenti dell'ASL, quando prendono queste decisioni sulla salute e sulla vita delle persone, invece di prendere dentro il loro ufficio, dovrebbero andare nelle case per guardare la vera sofferenza quotidiana. Sono pienamente d'accordo, perché non possono capire, assolutamente, come non potevo capire io. Se a me 10 anni fa uno mi avesse detto una cosa del genere, io potevo dire sì, mi dispiace, ma non potevo capire, perché una cosa è sentire il racconto, è una cosa è viverla, è molto più, tutto cambia. Tutto. Perché la vera sanità è ascolto, la capacità di ascoltare i problemi degli altri. Sempre, sempre. I problemi vanno ascoltati, vanno capiti e poi si prendono le decisioni, ma non certe decisioni. Non la decisione di abbandono in un ammalato del genere, degli ammalati del genere, perché questi non muoiono di SLA, ma muoiono di quelle che la SLA gli procura, cioè le infezioni. E quella della TRAC è una delle peggiori. Che là non si salvano, quindi come gli viene in mente, no? Cioè con degli ammalati del genere, io no, mi vergognerei, non pronuncerei mai certe parole, cioè guarda, non ti posso assistere. Ma qua ne va di mezzo dalla vita di Liliana e degli altri malati di SLA. Noi andremo avanti fino alla procura, se la ASL non riuscirà a ripristinare il servizio, presenteremo un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio. Certo, ma di un servizio poi che ne va di mezzo dalla vita o alla morte delle persone, non di solo di mia moglie, ma anche degli altri. E sarà una lotta per la vita. Sempre, questa è una lotta per la vita per davvero. Vuoi dire qualcosa, Emiliano? Gli voglio dire che gli voglio tanto bene, l'ho sempre amata e rispettata e la rispetterò sempre finché vivrà. E mi auguro una cosa sola, di non morire prima di lei. Qua non si scherza, se qua uno viene abbandonato, viene lasciato su se stesso, è la fine. Come saluti Liliana al giorno, la mattina? Ogni mattina quando gli do un bacio, e lei si arrabbia un po'. Perché è stata cosa, cioè non amo tanto le mosse. È stata sempre di poche mosse, no? Allora pure i figli quando vengono la stessa cosa, però lei adesso che è malata è cambiata tanto, quando per esempio la vai a fare una carezza, una cosa, è contenta di riceverla, insomma, è molto contenta. Grazie Tonino. Grazie a te.